voglio raccontarvi di una novità per la quale sono stato coinvolto con estremo piacere, e la novità è la copertina di cui state vedendo un dettaglio in questo momento. Si tratta del primo numero di una nuova rivista che esce per Sprea Editori, che si chiama Retromania. È uscita ieri, se state guardando questo video nel giorno in cui viene pubblicato, quindi è uscita il 28 di maggio, e ho invitato a parlarne in maniera più ampia e completa colui che potremmo definire l'ideatore o caporedattore, non lo so, magari me lo faccio spiegare meglio da lui. Sto parlando di Michele Capuano, in arte Mickey Moz, che dovrei riuscire... Eccolo qua, dovremmo riuscire a vederlo, perfetto. Ecco qua, ci siamo. Allora, Miki, vabbè, io ti ho conosciuto tramite il tuo blog Mozo Clock, e ci siamo così visti su internet, incontrati più volte senza mai approfondire più di tanto, finché non è arrivata questa opportunità, della quale io sono assolutamente entusiasta, perché insomma racconta tutta la retrocultura, soprattutto anni 70, 80 e 90, in una maniera che vuole essere secondo me il più completa possibile, ma anche con un taglio particolare, probabilmente non troppo nostalgico. Io ho avuto la possibilità di leggere per adesso l'introduzione, ed è un po' questa la cosa che mi ha colpito, che è un po' l'idea che ho avuto anch'io con Spot 80. Ecco, su questo ci ritroviamo al 100%. Ecco, magari ti lascio la parola, così mi spieghi un po' come è nata l'idea e poi come si è sviluppata, perché ho visto che ci sono anche un sacco di collaboratori. Sì, allora, innanzitutto ciao di nuovo, ciao a tutti quelli che guardano e guarderanno il video. Dunque, Retromania ha una storia lunga, se così vogliamo, ma in parte l'hai quasi anticipata tu, Michele, perché hai parlato del blog, hai parlato di internet, hai parlato del tuo progetto, no? Quindi è anche l'unione di tutte le realtà, in un certo senso, che io ho avuto modo di toccare, ho avuto modo di apprezzare, come ad esempio la tua e quella di tutti gli altri che fanno parte della squadra, insomma, fanno parte della squadra. E quindi è un progetto che nasce così, tutto sommato. Poi io ovviamente lavoro per la Sprea Editori, quindi già questo è il secondo anno, e vedo insomma passare dei commenti, dei messaggi di persone che, al di là del filone nostalgico per quanto riguarda gli anime e manga, cercano sostanzialmente anche tutto ciò che anime e manga non sono, quindi magari cartoon, film, telefilm, no? Sempre comunque riferendoci agli anni 70, 80, 90. Quindi mi sono detto, effettivamente mancava una realtà del genere, era una nicchia scoperta. Ho fatto questa proposta più di un anno fa, la proposta l'ho fatta nel gennaio 2023. E infine eccoci qua, la gestazione è stata lunga, ma è così che funziona, insomma, quindi poi eccoci come... È la norma, diciamo. Senti, io ho qui anche una parte un po' più ampia della copertina. Ne approfitto per ricordare a tutti quelli che stanno guardando che Retromania è disponibile naturalmente in tutte le edicole, le fumetterie, ma anche sul sito di Sprea Editori, che è il posto dove, se volete, potete acquistare la copia digitale. Ecco, è l'unico posto dove è possibile farlo. Certo. Naturalmente a vostra scelta, ecco, se vi accontentate della copia digitale andate sul sito di Sprea Editori e ce l'avete in un battibaleno, se invece vi piace avere la carta, avere qualcosa di concreto in mano, magari da collezionare, andate a cercarlo in fumetteria, in edicola, o ordinatelo direttamente dal sito di Sprea Editori. Allora, che cosa troveremo in questo primo numero? Allora, vorrei puntare un attimo l'accento su quello che hai già detto tu, cioè nel senso sì, è una rivista, una realtà che parla degli anni 70, 80, 90, ma speriamo non con uno spirito nostalgista, cioè nostalgico ma non nostalgista. Si parlerà soprattutto di come quelle opere, magari da scoprire, da riscoprire, hanno avuto influenza sul nostro presente. Specie in questo primo numero avremo un lungo speciale che si chiama quello di copertina, la cover story in un certo senso, nostalgia canaglia, cioè l'estetica, miti, moda, musica, come hanno influenzato sulle opere attuali. Infatti ci sarà spazio per Stranger Things, ci sarà spazio per i Goldbergs, ci sarà spazio per Cobra Kai, quindi reboot, remake, sequel, prequel, insomma
E tutto questo, ovviamente, poi si parlerà tantissimo di opere degli anni 70, 80, 90, però speriamo sempre in modo anche abbastanza multimediale, cross-mediale, cioè per raccontare anche fino ad oggi, o come comunque ci sono state le contaminazioni, ecco, in un certo senso. Cioè, per raccontare quello che è arrivato ad oggi Esatto. senza voler mitizzare e senza voler denigrare a tutti i costi. Cioè, trovare quella via di mezzo Esattamente. che ti permette di capire al 100% quello che è stato il fenomeno e l'impatto che ha sul mondo dell'oggi. Allora, io adesso voglio far vedere il sommario della rivista. Lo vediamo volutamente in piccolo perché non vogliamo svelare tutto, perché la rivista la dovete andare a comprare. Però, che cosa possiamo segnalare di queste cose, Michele? Allora, la rivista è strutturata in più sezioni. Sicuramente c'è la cover story, questo dossier centrale che occupa una ventina, una trentina di pagine, in ogni numero, quindi speriamo di proseguire perché le idee ne abbiamo tante anche per il futuro. Ed è appunto l'argomento principale che si sviluppa su più pagine. Poi c'è una ricca sezione che abbiamo chiamato Retro Cult, che è quella dove vogliamo andare a fare delle piccole recensioni, piccole analisi, piccole retrospettive di tutti appunto i cult da scoprire e riscoprire. Poi ci sono le retrostorie, e nel primo numero l'hai scritta proprio tu. Vogliamo dire cosa? Dai, dillo tu, Michele, dai. Sì, beh, era un'idea che era lì nel cassetto da un po' di tempo e finalmente, grazie a Retromania, ha avuto vita. Ed è la storia di Capitan Findus. Capitan Findus ha fatto parte della nostra infanzia, per tutti gli anni 80 e anche qualcosina degli anni 90. Naturalmente. Io mi riferisco a quel Capitan Findus, all'originale, cioè quello che ha Certo, al certo, personaggio, all'attore che ha impersonato Capitan Findus per quasi 30 anni. C'è una grande storia da raccontare e c'è anche un bel velo di leggenda. certo. Quello che abbiamo voluto è che proprio la rivista in sé fosse ricca, cioè che ogni centesimo speso dal lettore fosse giustamente speso, cioè insomma non ci fossero spazi morti, cioè, o pagine buttate. Ecco, questo ci ho tenuto particolarmente e direi che tutti quanti, tutto il team ha fatto in modo che questa cosa diventasse, cioè fosse possibile, diventasse realtà. Quindi credo che sia veramente una rivista ricchissima, ogni dettaglio, didascalie, box, in ogni articolo. Parlando del tuo, ce ne sono diversi, quindi. E mi piace citare anche tra gli altri contenuti una intervista che è stata fatta dall'immenso Emanuele Grossi a Fiorella Grande. Pierobon. Che insomma, io mi ricordo sono stato a Nizza non più tardi di 6 mesi fa, probabilmente per un giretto. E quando mi sono ritrovato nelle viuzze un bel negozio con scritto Pierobon sopra, L'atelier di è Pierobon. stato un qualcosa di particolare. Allora, non so chi di voi sappia qual è la vita reale di Fiorella Pierobon e non vi voglio dire niente. Andatevi a leggere l'articolo perché lì sarà scritto tutto quanto, naturalmente con un sacco di Diciamo che notizie, di curiosità. non potevamo avere una madrina migliore per Esatto. inaugurare questo grande Assolutamente sì. Poi ho visto intervista bellissima. la partecipazione anche di Simone Di Martino di Dima Vintage School, che io seguo tantissimo perché vabbè, abbiamo una parziale Sì. sovrapposizione, ma lui è totalmente sul lato dei giocattoli e su tutta la storia di Jig. Quindi insomma è un qualcosa. Non so quale sia l'argomento di cui ha trattato, quindi magari mi puoi venire in aiuto tu su questo. Sì, allora, in questo primo numero si parla degli ecologini. Ok. È una collezione un po' particolare perché la rubrica si chiama Collector, appunto, cioè vogliamo fare in modo che in ogni numero ci sia una collezione di giocattoli o di oggetti, di sorpresine, no? A seconda dei casi, da riscoprire, famosissimi o meno. In questo caso non sono molto famosi, ma c'è tutta una storia dietro, dei cataloghi Jig, appunto, come hai detto tu. Insomma, credo sia interessante. E poi vabbè, vorrei citare anche, beh, insomma, tutta la parte che hai fatto tu, naturalmente, quella è ovvia,
E quindi vale, merita anche solo per questo. Mi piace salutare e citare anche Alex di Nigirain, perché sono presenti anche loro. Per cui, insomma, sì, è un bel gruppo molto, Alex, molto sì, folto di persone tutte appassionate, competenti, alcuni anche studiosi, addetti ai lavori. Per cui, insomma, siamo tutti comunque esperti nel proprio settore. Questa cosa, cioè, si riflette ovviamente nella proposta, in ciò che avete scritto. Ovviamente è un approccio di tipo analitico, però penso non sia una cosa pesante da leggere. Poi ce lo diranno i lettori, noi abbiamo comunque fatto in modo che sia una cosa molto leggera, divertente, ecco, però non, speriamo non banale, speriamo inedita. Quindi, amici, appuntamento, lo ribadisco, in edicola, in fumetteria o sul sito di Sprea Editori, sprea.it, per il primo numero di Retromania. Io ringrazio ancora Miki Moz, Michele Capuano, per aver innanzitutto pensato a questa rivista e per averla realizzata. Come detto, troverete anche un articolo a mia firma dedicato alla storia di Capitan Findus, per cui anche Spot 80 è presente. E se la comprate dopo aver visto questo video, tornate qua e lasciate dei commenti su quello che vi sembra della rivista, così insomma raccogliamo già qualche feedback. Ciao Michele, alla prossima. Certo. Ciao, ciao Michele, grazie.